un'autentica tragedia, è un cataclisma, un terremoto peraltro con un'intensità paurosa. Da subito sono partiti i primi volontari, ma dico anche che come Veneto, come Regione del Veneto, siamo in assoluta disponibilità sia dal punto di vista finanziario per quel che possiamo fare e anche come forze. Il Veneto e la provincia di Treviso in prima linea per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dall'ennesimo sisma, il più devastante dal 1980 a oggi. Già partiti operativi dalle 4 di stanotte 86 vigili del fuoco, a cui si sono affiancati 45 volontari dell'Associazione Nazionale Alpini della provincia di Treviso, 4 volontari di protezione civile, altri 8 da Padova, 7 da Belluno e una quindicina di mezzi. I volontari trevigiani sono al lavoro sui ponti radio nel comune di Calderola, vicino a Camerino, per risolvere problemi legati alle comunicazioni. Gli alpini invece sono impegnati nell'installazione di tendopoli per gli sfollati, ma anche chi è rimasto in Veneto, anche i semplici cittadini vorrebbero poter fare qualcosa. In queste ore parecchi cittadini veneti mi chiamano, mi cercano per darmi disponibilità, delle disponibilità peraltro più disparate di attrezzature piuttosto che risorse o di messa in disposizione di manodopera. Ho avuto un titolare di un'impresa edile che è un muratore, peraltro che anche lui fa il muratore, che si è reso disponibile a mettere gratis il suo lavoro per un anno per realizzare simbolicamente un'abitazione. E direi che questo è il vento che ci piace, ma del resto questo